Tanto è una fortuna che, interessandomi di sociologia, l'oggetto della mia attenzione sono i problemi sociali che cambiano molto lentamente, mentre le vicende politiche cambiano di ora in E ora certo, e non si assai riesce velocemente. a parlare. Per cui, ma per quanto riguarda Renzi, a me pare che ci sia finalmente una chiarezza. Cioè, Renzi è una persona neoliberista che si era intrufolata in un partito di sinistra. Quindi è come se uno, per esempio, amasse le bionde, si sposasse una nera e poi la porta a ossigenare, eccetera, nella speranza che diventi bionda. Lui ha sperato che il PD diventasse neoliberista, ma il PD è socialdemocratico, è un'altra cosa. Si sarebbe snaturato, un po' si è snaturato, ma non del tutto. E quindi a un certo punto poi ha fatto un suo partito neoliberista. Essendo neoliberista, vuole la riduzione delle tasse. Un buon socialdemocratico vuole che aumentino le tasse ai ricchi per poter ridistribuire la ricchezza ai poveri. Un buon neoliberista vuole che le tasse si Arrivo abbassino ovviamente per altri dall'onorevole motivi. Nobili, che non so se è biondo o bruno.